Ben ritrovati a una nuova puntata della rubrica speciale Bond, dedicata a raccontarvi strategie di investimento alternative al BTP e a individuare strumenti finanziari in grado di offrire rendimenti superiori o perlomeno simili. Nel corso di questi mesi abbiamo esplorato diverse opportunità, diverse strategie. Oggi guardiamo più da vicino le opportunità da scovare nel breve periodo sui mercati obbligazionari. Per farlo do il benvenuto alla nostra ospite, è qui con noi oggi Maria Luisa Matarrelli, responsabile bond governativi e valute di Eurizona. Ben arrivata. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Maria Luisa per essere qui con noi oggi. Prima di addentrarci nel mondo delle obbligazioni a breve termine, le chiederei un commento, qualche considerazione su quanto è stato deciso dalla BCE qualche giorno fa. Cosa pensa riguardo? Allora, la Banca Centrale all'ultimo meeting ha alzato i tassi di 25 punti base, portando quindi il tasso sui depositi al 4%, e pensiamo che sia comunque l'ultimo, perché la Lagarde nella conferenza stampa ha chiarito che dopo tutti questi rialzi finalmente si stanno vedendo gli effetti sulla contrazione del volume dei prestiti e sui tassi applicati agli stessi prestiti. Quindi la restrizione monetaria sta arrivando all'economia, e già mantenere i tassi a questo livello per parecchi mesi, perché il primo taglio è effettivamente scontato solo dai mercati per metà dell'anno prossimo, dovrebbe garantire un rientro dell'inflazione verso il target, che rimane comunque il principale obiettivo della Banca Centrale Europea. Bisogna poi dire che la Banca Centrale ha abbassato le stime di crescita per il 2023 e anche per il 2024, e anche marginalmente quelle dell'inflazione. Quindi il fatto che abbia comunque alzato i tassi, pur abbassando, diciamo, le stime di crescita, quindi aspettandosi un deterioramento macroeconomico, dovrebbe proteggere le valutazioni dei bond governativi europei, che quindi dovrebbero cominciare a rispecchiare sia il fatto che la restrizione monetaria faccia rientrare l'inflazione verso il target, ma anche una crescita minore, che è il secondo effetto della restrizione monetaria. Quindi insomma, dopo 14 mesi di rialzi consecutivi sembra che siamo arrivati al termine, staremo comunque a vedere. L'inflazione ha iniziato una traiettoria discendente sia in Europa sia oltreoceano. Ritieni che entrambi i mercati siano da guardare con attenzione, siano interessanti? Sì, entrambi i mercati sono interessanti, perché per quanto diversa la dinamica dell'inflazione, negli Stati Uniti stiamo assistendo ad una diminuzione dell'inflazione sia headline sia core, non solo nella componente dei beni ma anche nella componente dei servizi. Nonostante questo, le obbligazioni governative degli Stati Uniti hanno visto rendimenti in salita nell'ultimo periodo. E quindi, perché il mercato è andato a incorporare gli effetti positivi di questa riduzione dell'inflazione, che è un aumento del reddito reale disponibile dei consumatori americani. E quindi, al momento, diciamo, le valutazioni dei rendimenti americani ai massimi da tantissimo tempo, il 2 anni è sopra il 5%, e non lo vedevamo da più di un decennio, ci stanno dicendo che il mercato sconta una crescita economica molto positiva, per cui da questo punto di vista riteniamo invece le valutazioni interessanti, perché la restrizione monetaria arriva con un ritardo all'economia, ma arriva, e quando arriva, quindi le opportunità di investimento, il rendimento, diciamo, oltre ad essere attrattivo perché, diciamo, si è detenuto a scadenza, l'investimento in obbligazioni diventa interessante anche nel momento in cui c'è un rallentamento macroeconomico più marcato, perché aumentano le prospettive di guadagno in conto capitale. È interessante anche il mercato euro, dove invece un rallentamento macroeconomico è già in atto, e quindi pensiamo che siano interessanti entrambi i mercati.
Grazie, grazie mille. Quali sono i vantaggi dell'investire oggi sui mercati obbligazionari, dove la geopolitica, l'inflazione, le decisioni di politica monetaria guidano gli equilibri mondiali, politici e ovviamente economici? Come dicevo prima, le obbligazioni governative offrono al momento rendimenti che non vedevamo da moltissimi anni. Sono quindi, soprattutto le scadenze brevi, hanno archiviato una risalita dei rendimenti incredibile perché le banche centrali, a partire soprattutto dalla Federal Reserve, sono state un pochino sorprese dall'aumento dell'inflazione nel 2021 e quindi hanno poi dovuto rincorrere l'inflazione per, diciamo, ripristinare la loro credibilità nella lotta contro l'inflazione. Questa corsa a rialzare i tassi ha portato i rendimenti a livelli che non vedevamo dal 2006-2007 e quindi sono oggettivamente attrattivi, anche perché il livello di equilibrio di crescita dell'economia non è che molto cambiato nel corso, diciamo, degli ultimi 10 anni. C'è un dibattito in corso sul fatto che potrebbe essere maggiore per i maggiori investimenti nella transizione energetica oppure grazie all'incremento di produttività dell'intelligenza artificiale, ma il dibattito è ancora aperto. Quindi diciamo che a fronte di una crescita economica che ha più o meno lo stesso livello di equilibrio del passato decennio, i rendimenti sono molto più alti, soprattutto sulle parti brevi, e quindi sono oggettivamente attrattivi a questi livelli. Guardiamo adesso alle banche centrali dei paesi emergenti. Secondo te stanno, primo, allentando la politica monetaria? È interessante il debito di questi paesi e quali sono le opportunità che si possono cogliere in questi mercati? Allora, la situazione sui paesi emergenti è piuttosto variegata perché i paesi emergenti sono molto diversi tra di loro in generale. Abbiamo alcuni paesi e alcune economie dove le banche centrali hanno mosso i tassi anche prima di quelle dei paesi sviluppati, proprio per evitare di continuare, diciamo, ad importare inflazione anche col deprezzamento della valuta. E quindi queste banche centrali che hanno alzato i tassi preventivamente adesso stanno cominciando a poterli abbassare perché effettivamente l'inflazione anche lì ha iniziato una traiettoria discendente. Ci sono alcuni altri paesi come ad esempio la Cina, anzi la Cina è un caso a parte e in generale un po' l'Asia. In Asia c'è stato un problema minore con l'inflazione, quindi non c'è stato tanto bisogno di alzare i tassi per, diciamo, venire a capo di un problema di inflazione e anzi la Cina ha dalla sua la paura di stimolare la crescita e stimolare allo stesso tempo continuare a far peggiorare l'indebitamento generale del sistema paese. Quindi cercano di raggiungere un obiettivo di crescita ambizioso con pochi stimoli e di fondo ancora non ci stanno riuscendo, quindi è in una situazione del tutto diversa, anzi è nella situazione in cui ci sarebbe bisogno di maggior stimolo per l'economia. Poi ci sono alcuni paesi come ad esempio la Turchia dove addirittura i tassi li stanno alzando, ma perché l'anno scorso hanno perseguito delle politiche monetarie totalmente non convenzionali, facendo salire l'inflazione a livelli molto alti e adesso, diciamo, di fondo stanno rientrando un pochino nell'ortodossia usando la leva dei tassi, alzando quindi gli stessi tassi per ottenere questo obiettivo. Il debito emergente può essere emesso in valuta locale e in valuta forte, quindi in euro e in dollari. Per quanto riguarda i bond governativi in valuta locale dei paesi emergenti, i loro rendimenti sono sicuramente attrattivi, ma il differenziale che offrono a livello aggregato rispetto a quello dei paesi sviluppati dopo la forte risalita dei rendimenti che c'è stata l'anno scorso e nel 2021 è piuttosto stretto e quindi bisogna tenere molto conto di quando si investe in questi paesi anche dell'andamento della valuta, che fa parte, Certo. diciamo, è uno dei rischi che si corre investendo in valuta locale. E le valute al momento sono, diciamo, abbastanza controverse proprio per il fatto che anche lì le banche centrali
stanno cominciando un ciclo di tagli dove è possibile, per cui di fondo, insomma, la valuta un pochino la lasciano andare. Le obbligazioni in valuta forte offrono ancora un ottimo differenziale di rendimento di circa 400 punti base in più rispetto ai governativi, però bisogna tenere conto del fatto che questo eccesso di rendimento spesso è spiegato dai paesi a basso merito di credito. Quindi vale la pena mantenere un atteggiamento parecchio, diciamo, diversificato e selezionare bene i paesi per non incappare anche in eventuali, diciamo, default che quest'anno sono avvenuti, hanno riguardato alcuni paesi africani. E quindi di fondo è interessante perché nel contesto in cui siamo i differenziali sono ancora attrattivi, però bisogna essere molto cauti nel tenere conto sia dell'investimento valutario, della valuta, sia appunto del merito di credito dei paesi che si vanno a comprare. Scegliere, certo, quindi non in tutti i paesi ci troviamo davanti a condizioni favorevoli, bisogna saper muoversi con cautela. Un'ultima domanda: negli ultimi mesi abbiamo assistito a un forte interesse e di conseguenza investimenti sui BTP da parte del pubblico retail. Quali strategie sull'obbligazionario ritieni, Eurizon ritiene che possano essere più efficaci per diversificare l'investimento su questo mercato? E la parola chiave è proprio diversificazione, nel senso che l'investimento in BTP, che sicuramente è attrattivo perché lo spread verso i corrispondenti titoli tedeschi si è mantenuto piuttosto largo, però non permette di avere accesso ad altre opportunità di investimento, che è una gestione attiva perseguita su un portafoglio obbligazionario diversificato, permette di conseguire. E, le strategie che possono, diciamo, essere più interessanti sono sicuramente quelle di curva, quindi selezionare le scadenze più appropriate in base alla pendenza della curva dei rendimenti e alle aspettative di politica monetaria. Poi c'è sicuramente la selezione dei paesi, delle aree geografiche, la possibilità comunque di aggiungere extra rendimento ad un portafoglio obbligazionario governativo con investimento anche in titoli corporate o emergenti a basso merito di credito, o piuttosto quello di cercare di proteggere i ritorni in determinate fasi con, ad esempio, l'aiuto di alcune strategie valutarie, come può essere come l'impiego del dollaro americano in certi momenti. E non dobbiamo dimenticarci che comunque l'inflazione sta scendendo, si è, diciamo, risvegliata, ecco, dopo più di un decennio, grazie alla somma di stimoli monetari e stimoli fiscali. Adesso lo stimolo monetario è venuto meno, lo stimolo fiscale è controverso, negli Stati Uniti continua ad esserci, nell'area euro no, quindi l'inflazione è sempre lì con noi, per cui avere la possibilità di, per esempio, aggiungere titoli legati all'inflazione in determinati momenti permette molto, permette di proteggere meglio i ritorni nel caso di, diciamo, eventuale risalita a sorpresa ancora dell'inflazione. Certo. Grazie, grazie Maria Luisa per i tuoi consigli, le tue considerazioni, i tuoi spunti di riflessione, sicuramente utili per tutti coloro che vogliono gestire o almeno provano a gestire al meglio le proprie finanze in questi periodi così incerti e volatili. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci e ovviamente grazie anche a voi che ci avete seguito. Vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata della rubrica Speciale Bond. Arrivederci.